Ci stiamo confrontando con vari candidati che concorrono per la conquista di un seggio nel prossimo Consiglio regionale pugliese. Oggi siamo con l'onorevole Antonio Bruno, che è candidato con lista civica a sostegno di Michele Emiliano, presidente. E allora, onorevole Bruno, il suo appello al voto. Immagini per un attimo di avere dinanzi a sé tutti, ogni suo elettore, perché scrivere, barrando il simbolo lista civica, Antonio Bruno. Come sempre ai miei elettori, e quindi a tutti gli elettori della mia provincia, io chiedo di barrare con il mio nome e cognome il voto a lista civica, perché con la mia candidatura, che certamente non è né migliore né peggiore rispetto alle altre, anche se è legata a una persona non più giovane e quindi portatrice, mi sento di essere una persona portatrice di alcuni valori essenziali del rapporto con il cittadino e con l'elettore continuo, immediato e diuturno, io ritengo che ogni elettore, ogni cittadino in me possa trovare il rapporto in rapporto alla situazione della nostra provincia, del nostro paese, una risposta immediata di chiarezza, di sicurezza e di concreta realizzazione. Non ho mai fatto promesse a nessun cittadino se non le potevo realizzare. La promessa che oggi faccio a tutti coloro i quali vogliono indirizzare il loro consenso verso la mia persona e che di fronte hanno un candidato, Antonio Bruno, che guarda la concretezza dei fatti, guarda la politica del fare, guarda alla politica come mezzo per rispondere a tutte quelle esigenze verso i giovani disoccupati, verso gli anziani, verso i disabili, verso coloro i quali versano in cattive condizioni familiari, economiche e non. Tutto questo è stata sempre la mia passione a portarmi a confrontarmi con tutti loro e io spero che anche in questa occasione, che per me rappresenta una rivalsa agli anni che non ho potuto rappresentare o in Parlamento o nella sede regionale, una nuova stagione politica, una nuova primavera di realizzazione, un nuovo sole non nascente in quanto ideologico, ma nascente per ogni famiglia della mia provincia di Taranto.